nelle case e particolarmente nelle taverne tra il 1400 e il 1500, bere vino era ed è consuetudine di ogni classe sociale, consigliato dai medici poiché fa buon sangue. Abusato durante i banchetti e responsabile delle sbronze serali nelle osterie. Quel che cambia nelle diverse gerarchie sociali è la qualità della bevanda. Generalmente ai nobili è riservato il vino di prima spremitura. Bianco, rosso o rosato fa poca differenza. L'importante è la fragranza e la leggerezza. Al contrario, tra le classi sociali di rango inferiore viene consumato il cosiddetto vino nero, forte, nutriente e soprattutto meno caro, utile molte volte a provocare ubriacature. Non considerata nel Medioevo, l'arte di abbinare il vino con gli alimenti, virtù coltivata nei secoli successivi, permette di comprendere come i sapori della cucina medievale siano alterati dalle fragranze originarie, a causa dell'utilizzo di spezie e dall'incoerente accostamento dei vini, scelti non tenendo quasi mai in considerazione le portate servite a tavola. Avete cantato? Dovete ballare. Non me ne andare senza ballare.